Presentato oggi la new entry del Femici Z. Sì, siamo andati su Daniel, su Mini, perché ha delle caratteristiche che sono ottime per il nostro gioco. È un profilo di esperienza, è un profilo che ha giocato a alto livello e pensiamo che ci possa fare quel salto di qualità che la squadra ha bisogno. Il nuovo pilone sudafricano è il terzo nella rosa e va a completare quella che è la rosa per questa stagione. Sì, abbiamo scelto la via sudafricana, la nazionalità sudafricana, perché ce n'erano altre due, per cui è facilitato soprattutto sembra strano, ma sulla vita fuori dal campo, avere delle persone familiari che vengono dal proprio paese, penso possa facilitare il suo ambientamento a una città che comunque è Rovigo da tanto ai giocatori, per cui sicuramente non c'erano questi problemi, però ce ne sono, abbiamo fatto questa scelta qui. Questa Quando vedremo Daniel in campo? settimana forse no, bisogna, come tutte le cose, bisogna farlo entrare in forma, perché ha un paio di mesi che non gioca, per cui vediamo con il preparatore atletico, con lo staff tecnico, quando sarà pronto e darà il suo contributo. Per Daniel è la prima volta qui in Italia. Quali sono le prime impressioni? This is your first time in Italy. What's your first impressions? Oh, I love Italy. I love the people. I love the family vibe. And of course, I love the pasta and the pizza. Quali sono le tue maggiori preoccupazioni legate al primo allenamento? So, what was your first impressions with the first training you had this morning? It's very humid. The weather is very different than I experienced back in South Africa. But it wasn't a big training, so not really much to see from that. It was just a few tests. But this afternoon we'll probably get into the team trainings. Allora, lui ha detto c'è tanto diverso a Sudafrica, perché qua in Rovigo c'è umidità, è anche un po' più caldo in questo momento. Ma questa mattina ho fatto un paio di test di fitness, è andato bene, e vediamo questo pomeriggio quando farei il campo tutti insieme. Il tuo ultimo commento in conferenza. I just want to clear out with all the newspapers that I read before I came to Rovigo. All mentioned my previous clubs, my previous accomplishments, the previous cups that I won. And I just want to clear out that I'm in Rovigo now. I'm a Rovigo player. So my focus is solely on Rovigo, not in the past. So I just want to do my best for Rovigo, and I just want everybody to know that my focus is solely with Rovigo. Allora, prima di tutto lui ringrazia Ari, tutti qua a Rovigo, poi lui legge tutti gli articoli che è venuto fuori prima lui è venuto qua e dice cosa è successo in passato e finito. Qua adesso giocare per Rovigo, in questo è importante. Lui dà 100% per Rovigo, tutte le altre squadre è importante, sì, ho avuto esperienza, ma è importante giocare per Rovigo e lui sono qua per questo. Grazie mille a entrambi.